Benvenuti a TG2.it, come ogni mattina un'ora insieme per seguire le notizie dall'Italia e dall'estero con ospiti in studio, i nostri corrispondenti nelle sedi RAI, le rubriche fisse, ma come ogni mattina iniziamo andando in postazione agenzia. Elena Malizia con noi questa settimana per seguire le notizie appunto dalle agenzie e dirci qual è l'ultima ora. Buongiorno. Buongiorno Manuela, buongiorno Intere. Questo per quanto riguarda le agenzie. Adesso come ogni mattina facciamo un giro nella nostra rassegna stampa grazie al touchscreen per vedere quali sono le notizie che riportano i giornali. Le prime pagine sicuramente le avete già viste, le rivediamo un attimo insieme. La Stampa ovviamente apre con l'Egitto in marcia per l'ultima spazio, ciò che dicono, perché in alcuni paesi ha un significato positivo, in altri però comincia bene la giornata. La Stampa, adesso ci spostiamo per andare a vedere. Ma, che scusa, allora sto caffè internazionale, devo andare al bar a prendermelo. E curioso, ecco il tuo caffè. Trovate, le ha selezionate Laura Garofalo e le ha montate con Marta Camporeale. Torniamo in studio subito in postazione agenzie per vedere se ci sono aggiornamenti. Elena, a te. Sì, ancora cronaca, è giallo. Cosa succede nel mondo? Ce lo dicono i nostri corrispondenti nelle sedi RAI. Se fossi milionario, ti manderei al diavolo. Allora, andiamo in Russia, come anticipato, perché proseguono le indagini per identificare gli esecutori dell'attentato del 24 gennaio scorso, un porto che ricorderete, attentato che ha causato la morte di 35 persone. Buongiorno. Buongiorno. Ho letto il suo annuncio sul giornale. Mi scusi per l'orario. Si accomodi. Grazie. Allora, cosa vorrebbe sapere da me? Il mio futuro prossimo, che altro? Beh, ci sarà qualcosa in particolare che... Non so, sono in confusione. Non so che pesci pigliare. Bene, allora cominciamo a gettare le reti. Lavoro? Sono a spasso da ieri. Ah, per questo c'è l'ufficio di collocamento. No. E amante? Amante, sono diventato un lusso che non posso più permettermi. Quindi un disastro coniugale. Stendiamo un velo pietoso. Salute? Ho una gastrite da un mese che mi fa tribolare. Vediamo cosa dicono le carte. Ah, adesso il mio futuro dipende da un giro di carte. Le spiace se fumo? Preferirei di no. Sono reduce da una bronchite. Scusi, ha mai pensato di fare un pellegrinaggio a Lourdes? No, mi scusi, non mischiamo il sacro col profano. Alzi, prego, con la mano sinistra. Bene, allora lei voleva vedere del suo futuro. Certo, speriamo che sia meglio del passato. Oh, a quanto pare lei ha fatto delle scelte sbagliate. Il primo errore è stato proprio quello di sposarmi. Io vedo qui una situazione poco idilliaca, vedo fatica, stanchezza, e non solo da parte sua. Ma da parte di chi? Di qualche povero disgraziato peggio di me? Guardi, qualcosa sta mutando, e non in modo positivo purtroppo, un mutamento inevitabile.
mi dica di che cos'altro devo aspettarmi. Zitto! Devo concentrarmi. Lei, nel suo inconscio, sa di avere avuto atteggiamenti poco morali e dovrebbe cominciare a cambiare, ad essere meno egocentrico, ad accettare le critiche. Ma adesso mi devo far fare la predica da una fattucchiera. Cartomante, prego, non offendiamo. Quel che dritto dà, capovolto toglie. Nel suo caso, toglie. Ma sono tutte palle! Ma io non ci credo a ste cose! Senta, mi dia i soldi e se ne vada! Fuori! Vada fuori di qui! Fuori! Sì che me ne vado! Fuori! Sì che me ne vado! Milioni! Sì? Buongiorno. Scusi, per caso è venuto un uomo decisamente antipatico? Anche lei è del mestiere? Come ha fatto a indovinare? Intuito femminile, e non solo. Si accomodi che non siamo qua sulla porta. Allora, che rapporti ha con l'antipatico? Guardi che non posso dirle nulla, è segreto professionale. Sinceramente non mi interessa sapere nulla. Ero solo curiosa di vedere l'ambiente dove molti vengono a piangere i loro guai. Oppure ad avere qualche conforto. Oh, poveri illusi. Alt, siamo partiti con il piede sbagliato. Ah, mi scusi, oggi non è giornata. E me ne sono accorta. Allora, è qui che decide del destino altrui chi deve essere felice e chi no? Chi deve vivere, oppure... Ma esagerata! La vuole una lettura dei tarocchi? Così saprà se può continuare a vivere. Va bene, già che siamo qui, leggiamo queste carte. Qualche rimpianto per caso? Perché? Perché qua vedo che lei non è riuscita a realizzare ciò a cui aspirava. Ho rinunciato a tante cose per restare accanto a un uomo egoista che per la sua ambizione non ha voluto neanche avere dei figli. Lui la sua carriera e io la Cenerentola. La casa sempre in ordine, la moglie sempre in ordine, come un trofeo da esibire. Calma, calma, abbiamo appena cominciato. Io vedo qui un cambiamento improvviso. Con un colpo di fortuna. Ma attenzione, caos e mancanza di moralità sono in agguato. Parla a me di mancanza di moralità col marito che mi ritrovo. La temperanza,
Questa è la sua nuova carta. Questa è la carta della sua rinascita.